L'albero era malato, il vento che nelle ore successive alle 13 ha iniziato a soffiare in maniera pericolosa non ha fatto sconti e ha costretto a rimedio estremo, tagliare un albero che poteva diventare pericoloso. L'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale a Case Nuove di Cecigliano, proprio lungo la regionale 71. Un cipresso americano dava segni di squilibrio. Per fortuna che in quel momento nessuno passava in zona. Un altro albero lì vicino è in una posizione decisamente pericolosa e verrà reciso nelle prossime ore. Gianni Sestini, noto commerciante della zona, ribadisce il brutto momento passato. Ero in casa, sono uscito giù, ho visto l'albero sciancato. Purtroppo questo è un albero che c'è qualche anno ce l'ha, e niente. L'unica cosa che è andata bene è che non c'era né clienti, né macchine, né niente, se no poteva succedere qualcosa di... A questo punto è da togliere anche questo. Viene buttato giù sicuramente da quel lato, già stato chiamato l'intervento lo sciogante e via. Gentilmente i pompieri sono arrivati perché essendo un solo pubblico c'è negozi, quindi lo stanno liberando.